Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Fabi J e oggi siamo tornati su The Binding of Isaac, giocato su Nintendo Switch sulla postazione da computer col joystick della PlayStation 5. Si capisce? Già non si capisce una sega e abbiamo appena cominciato. Quelle che vedete in alto a sinistra sono tutte le icone di tutti i boss di Isaac, che io ho fatto quasi tutti in modalità normale, tranne The Lost che non si può fare, vabbè, non ve lo spiego. Me ne mancano veramente poche con The Forgotten, ragazzi. Per fare The Forgotten me ne mancano 4, tra cui la grid, che però non posso farla in questo video. Ma le altre 3, che sono 3 boss fortissimi di Isaac, sono Satana, The Lamb e Mega Satana. Voglio provare a farle in questo video. Non so se riesco effettivamente, perché in genere Isaac lo gioco per i cazzi miei. Però è probabile che io riesca a farlo in questo video. No, non è probabile, io non riuscirò a fare una sega. Ma proviamoci. Allora ragazzi, prima cosa che devo fare in Isaac è buildare il personaggio. Spero che molti di voi sappiano come si gioca ad Isaac, anche se effettivamente non è famosissimo. Lo è diventato veramente molto di più negli ultimi anni. Ok, ripartiamo da zero, fa schifo sto oggetto. C'ho sto personaggio qua che può o dare le mazzate così o staccarsi e sparare lacrime. È molto carina come cosa. Quindi ho un volo limitato. Comunque non vi sto a spiegare come funziona Isaac, perché sennò diventiamo scemi. Quindi io do per scontato che voi sappiate cosa voglia dire giocare ad Isaac. Questa è una merda. Camo Kid fa veramente schifo. Praticamente finché non meni la gente, loro non ti vedono teoricamente. Non vorrei dire una cagata, ma è così. Quindi io entro in una stanza e nessuno... Se c'è un nemico, ma non c'è neanche un nemico. Non ci sono stanze coi mostri, vabbè. Ricomincio, raga, perché fa tutto cagare. Oh, questa è già una buona parte rispetto a prima, 10 volte, vabbè. Facciamo un passo in avanti direttamente al boss, che è meglio. Alright! Bene, già il danno a caso l'abbiamo preso. Perfetto, un altro a caso. Eccoci. Bene, meno male mi sono ripiato il cuore a me. Allora, speriamo di trovare roba buona, però la partenza non è male. Comunque lui può lanciarlo anche l'osso. Sta cosa è una figata. Sto gioco comunque, ragazzi, è incredibile, perché molti non al primo, se uno non ha mai visto sto gioco, non gli dà un euro. Ma se vi assicuro che è uno dei giochi più belli che abbia giocato negli ultimi 5 anni almeno. No, ragazzi, non avete idea. Ho trovato Ciclope, che è uno degli oggetti più potenti di tutto il gioco, perché mi aumenta il danno. Perché il danno è a sinistra, adesso levo 24, è rarissimo trovarlo, è rarissimo. È rarissimo, ragazzi, è rarissimo. Che culo pazzesco. No, non Cyclops, Polyphemus, scusate, mi ho sbagliato. O Cyclops o Polyphemus, mi ricordo. Praticamente sparo una volta ogni morte di papa, però almeno levo tantissimo. E ho un osso gigante, quindi sono figo. Per fare Mega Satana devo trovare la Sacrifice. La Sacrifice Room... Ti permette di evocare gli angeli, ma è difficilissimo farla per un motivo, perché devi sacrificare i cuori, tutti i cuori che hai sostanzialmente. E non è mai una bella cosa, ve lo assicuro. Allora ci siamo ragazzi, carico già il colpo, perché appena entro glielo tiro in faccia. Che è quello di prima, era il boss di prima, che però ho lasciato perdere perché non avevo trovato una mazza. Pam, è sciotta tutto sta roba. No, non avete idea del culo, ragazzi, non avete idea. Allora, devo stare attento con Satana, ragazzi. Perché Satana, che si è aperta la porta, se prendo un oggetto da Satana poi non mi evoca gli angeli. Quindi questo non lo posso fare teoricamente, perché se no non riesco a prendere l'angelo. Allora via, non lo prendo questo oggetto, che a parte che servono 3 cuori, quindi cucaz che lo prendevo uguale. Gli oggetti di Satana sono molto forti in cambio dei cuori, però il problema è che se lo prendo non mi evoca l'angelo, quindi non lo posso fare. Let's go! Allora, Blake Rune è una runa che ti permette di avere un effetto casuale. L'unico che non mi andava bene era Yera. Quando io divento uno spettro, il mio corpo mi para i colpi. Quindi è una cosa utilissima in sto gioco, ragazzi. Madonna, Cyclops è fortissimo comunque. Se riesco ad aumentarmi la velocità di attacco, sono invincibile. Comunque, ragazzi, queste sono le Flooded Caves. È uno dei piani più difficili di tutto Isaac, secondo me. Rapportato al fatto che siamo all'inizio della partita. Non so cosa... Io, allora, mi prenderei il cuore, perché con il cuore, raga, riesco a farmi... La Sacrifice, se dopo serve. Perché più cuori ho, più ne posso sprecare per utilizzare la Sacrifice. Oggetto, ti prego, una roba buona. Non si capisce cos'è. Quanto odio sta curse, ragazzi. Non si capisce quali sono gli oggetti. Lo devo prendere a caso. Non male. Non malissimo. Non mi ricordo cosa fa, però non malissimo. Madonna, questo qua, ragazzi. Questo, ragazzi, è quello di prima. Solo da adulto. È grosso come la morte. Aspetta. No, la morte è più grossa, effettivamente. Ha tirato qualcosa. Pam! Ok.
Madonna, mi ha preso. Ok. Let's go. HP up, va bene, dai. Dai, allora, posso fare la sacrifice. Non mi è uscito ancora un angelo. Quindi sfiga, però vabbè, ci sta. Mi conviene andare prima a fare il boss per vedere se mi esce l'angelo. Perché se mi esce l'angelo, potrei anche evitare di farla, sai. Perché mi toglie un sacco di cuori. Porco demonio. Ok. Con questa chiave che ho preso posso aprire qualsiasi cosa senza spendere chiavi, va bene. Questa è la donation machine, che non è male, perché posso aumentare le probabilità che mi esca l'angelo. No, mi si è inceppata, perfetto. Va bene ragazzi, faccio il boss, vediamo se mi esce l'angelo. Se non mi esce vado a prendermelo io. È uscito, che culo! Mi è uscito raga, mi è uscito. Ok, 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 ok. Allora prendo questo. Allora, l'oggetto è una merda, perché gli oggetti dell'angelo sono fortissimi, tranne questo che è una merda. Lo faccio fuori e teoricamente non mi serve fare la sacrifice. Perché me ne servono due per fare... Mi stava beccando di nuovo. Me ne servono due per fare... per avere la chiave di Mega Satana. Perché lui ti dà un solo pezzo di chiave, che è questo. Me ne serve un altro, raga. Quindi non so se farla lo stesso la sacrifice. Porca troia. Io la faccio, raga. La faccio uguale. La faccio uguale perché sono pieno di cuori. Dai, la posso fare. Ok, ragazzi, ci siamo praticamente arrivati. Devo solo schiacciare un'altra volta. L'oggetto angelico ce l'ho, che è questo, che non è male. E ora dovrebbe spuntare l'angelo. No, scusatemi, dopo. Porca troia, mi ha preso. E ora dovrebbe spuntare adesso. Perfetto. Devo stare attento a non morire, ragazzi, perché qua è molto difficile, perché la zona è piccola. Quindi è molto facile schiattare. Meno male che questo affare rallenta, perché questo affare rallenta i proiettili, meno male. Dai, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok, ho tutti i pezzi, ho la chiave completa per aprire la porta di Mega Satana. È molto difficile averla, ragazzi. Mi non è andata male, già incredibile che siamo arrivati fino a qua. Allora, adesso prendo questo. E se riesco a riprendermi il cuore non è male. Non riesco a riprendermelo però, ok. Quindi niente, usciamo. L'abbiamo fatta, allora non ho speso neanche tanti cuori. Perché il fatto che io riesca a intervallarli tra un personaggio e l'altro è ottima come cosa. Quindi sì, alla fine ne ho sprecati tre. Però ho un oggetto angelico fortissimo. E il tap, che culo. E range down, ecco. Vabbè, almeno uno positivo c'era. Ma vaffancuore, io li odio questi! Li ho sempre odiati, danno un fastidio del cribbio. Che fastidio mi danno, non avete idea. Qua ragazzi mi incazzo, per chi non conoscesse Isaac, prendere un danno è tanto. Non ho soldi, mi servono soldi e non ho soldi. E non ho una bomba per poter far esplodere cose che mi danno soldi. A meno che non me li caghi il boss, non ho modo di fare soldi, quindi niente. Questo è un damage up e quello è un angelo, quindi potevo anche non fare la sacrifice, ma ho trovato un oggetto, quindi sti cazzi. Vediamo cosa mi dà di oggetto. Ti prego qualcosa di buono, ti prego qualcosa di buono, ti prego. L'alimento, non è male, non è male. Non è male l'alimento. L'alimento, allora, ogni stanza ti permette di prendere un colpo gratis. Quindi ogni stanza possono darmi una botta gratis. Non pensate male. Non mi fanno danno, quindi niente male. L'oggetto più potente dell'angelo è un cuore rosso che ti moltiplica il danno. Fai un danno che non esiste. Let's go my bird. Sono troppo gasato perché è una bellissima. Ok, non essere abbastanza gasato perché non hai motivo, caro. The sun. Però non ci serve adesso, porca ciavacca. Sto personaggio c'ha un problema. Ogni volta che gli scende un cuore scompare. Quindi non mi serve niente avere robe del genere. The sun ti cura totalmente. Però non ha senso, capito? Ho trovato abbastanza cuori però, sai? Li ho trovati, sai che ti dico? Lo faccio. Dove siamo? Necropolis 2, c'è mamma. Quindi non posso assolutamente andare da mamma. Ok. Di nuovo la sacrifice, ragazzi. Vediamo cosa esce. Ok, mi ha buttato da un angelo. No! L'ha menato, ma me ne vado. Non posso andarmene. Barco demonio. Perdo un cuore qua, sicuro. Ho usato The Sun per curarmi quel cuore là perché lo perdevo, sicuro, 100%. Invece non lo perdevo, perfetto. Potevo anche non perdere. Cosa fa quel coso che ho trovato? Boh. Non ho idea. The Buffer, madonna! Perfetto, ciao. Ho vinto, ragazzi, ho vinto. Ho vinto tutto, tutto ho vinto. Ve lo assicuro, non c'è roba migliore di quella che ho trovato, non esiste. The Buffer praticamente ti... A una certa il danno diventa doppio. La gente ti leva un cuore. Da dopo che batti mamma. E adesso non mi leva un cuore, mi leva sempre mezzo cuore. È veramente... Praticamente vinta. Cioè non so come potrei perdere sta run. Persa sicuro.
Ok. Non mi vedo il personaggio manco io. Cioè, perché c'è sto trinket che mi nasconde, però non mi vedo manco io. Vado addosso alla gente easy. Ok. Devo aumentare assolutamente il mio... la mia velocità di sparo, perché... cioè, di mazzate, perché... la do troppo lenta. Però levo una farcata. Pure l'angelo, che però ho già preso, quindi non serve a niente. Allora, coso Polaroid nera. Andiamo all'angelo, ma non serve più a nulla perché l'ho già fatto. E vi direi che possiamo andare al The Womb. Da adesso, ragazzi, diventa molto più difficile. Però l'olimento, il The Wafers, levo un sacco e teoricamente dovrei farcela. Vabbè, ragazzi, ci siamo al piano del cuore di mamma. Sto cercando di fare tutto abbastanza in fretta perché sono abbastanza buildato, quindi non ha senso che vada troppo in giro. Però le segrete sì. Ah, non male, non male, non male. Intanto non so come funzioni con The Forgotten. Praticamente quando tu lo schiacci spara un tot di lacrime. Però io con lui ho l'osso, quindi spara le ossa? Sì, spara le ossa. Madonna, che danno fa. È veramente fortissimo, tra l'altro. Ho trovato un oggetto fortissimo a caso. Che culo. Ci siamo, raga! The boss! Dai, non ho preso l'altro occhio. Ok. Madonna, è disintegrata. Quanto lagga! Mi lagga la Switch, raga, è normale, perché quando succede... Orco demonio. Prendo danno, mi sa. No, non ho preso danno. È uscito Satana. Vediamo cosa dà. Oh, non è male, sai, però non lo posso prendere al posto di questo Tear Bust, che è troppo forte. Quindi, ciao! Devo andare di sotto. Andiamo da Satana, poi The Lamb e poi Mega Satana. Mancano tre piani, ragazzi, eh. Uno, due, tre. This is the first one! Andiamo subito diretti, eh. Allora, dovrebbe essere di sopra perché la mappa si sviluppa di sopra. Credo che Satana sia vicino, non lo so. Non ne sono convintissimo. Yes! È il momento! Quest'uomo è un disastro! Ok. Bella, state calmi, ragazzi. Ok, ci siamo. Aia, cazzo, non deficiente. Non devo mai stargli davanti, non so perché l'ho fatto. Ok. Ah, che sfiga. Ok. Boom. Boom. Che palle. Ok, allora, è il tap. Mi ha sbloccato Delirium. Delirium è il boss più forte del gioco, ma l'ho già battuto con lui. Andiamo a... fare The Lamb, il secondo boss. Il primo l'abbiamo fatto. Ho sbloccato Pointy Rib. Abbiamo le icone che mancano, sono quella a destra e quella in basso a sinistra. Quella in basso al centro è un'altra modalità. Ok, questa qua è la porta di Mega Satana. Si è appena aperta, ma se io entro lì dentro poi non posso fare The Lamb. Quindi devo assolutamente fare prima The Lamb e poi entrare da Mega Satana. Contrario. Ok, mi ha cagato un sacco di cuori grigi, quindi sfruttiamo il nostro cago, ok. Sfruttiamo il nostro personaggio grigio per fare danno. Ok, let's go. Ho appena detto di sfruttare quello grigio e sto sfruttando quello normale. Grazie. Grazie. Questo in cambio di chiavi ti dà oggetti incredibili a quanto pare, va bene. Quella è la perla di mamma, ti dà più possibilità di trovare, credo... cuori grigi, che a me non me ne frega niente, quindi, ok. Non vorrei dire una cagata, mi pare di sì. Ah, mi ha peccato. Ok, madonna. Levo un sacco di più con quell'oggetto che ho trovato. Era la lama di Super Meat Boy, se ci avete fatto caso. Perché i creatori di questo gioco sono gli stessi anche di Super Meat Boy. O almeno il designer, non mi ricordo chi. Vabbè, ho trovato un miliardo di cuori, quindi posso andare anche con lui. Chi se ne frega, con The Forgotten, senza l'anima. E va bene uguale. Ok. Questo è il boss più inutile di Isaac. Non serve a niente, fa schifo. Lo batte anche mia nonna. Sarebbe stato bellissimo prendere danno quando ho detto sta cagata. Qua, ragazzi, ci stiamo 6 anni, forse. O forse no.
Questo è il fungo power up che stavo dicendo. Guardate quanto mi aumenta il danno, giusto per... Che è tantissimo, ma me lo aumenta perché era già alto. Non è che ti aumenta, non è che ti, da zero ti aumenta quel danno lì. Semplicemente perché era già estremamente alto e quindi me l'ha aumentato in una maniera esponenziale. Questo non mi ricordo cosa fa. Ok, va bene. Scorreggia, va benissimo. Nice. Va bene, The Lamb, The High Priestess. Grazie mamma per la mano. Ah, ho preso danno come un pirla. Quando ti spara ste robe, tu puoi metterti dietro il tuo corpo, perché il tuo corpo ti para dalle robe, guardate. È mega utile contro... però se io mi metto giù, giustamente non mi para, ma sono io stupido. E sono io che sono stupido, non è colpa sua. Allora, ho preso danno, forse anche col grigio, sì, ok. Allora, manca solo Mega Satana. Delirium l'ho già fatto, quindi non so se lo... Se lo rifaccio. No, perché ci metto un po'. No, vabbè, non lo so, poi vedo. Allora, vediamo se riesco ad andare. Dov'è che è la stanza iniziale? Non mi ricordo dov'è. Ah, è qua. Ok. Ragazzi, it's Mega Satana time. Devo prendere prima però i cuori. È il momento di Mega Satana, si parte. Ok. Ragazzi, allora, Mega Satana è fatto a fasi. Cioè, tu lo meni e poi ti evoca gente. E tu devi far fuori la gente che evoca. Questo qua lo faccio fuori subito, che è un fastidio che non vi dico. Buono! Jotaro! Dio! Minchia, basta una manata e passa subito alla fase successiva. Cioè, è veramente incredibile, ragazzi. Levo un'infinità, ve lo assicuro. Chi gioca ad Isaac sa che è una build pazzesca questa. Peccato che tiro botte lentamente. Solo quello. Solo quello è una rottura di cazzi. Non ho capito cosa è successo, ma ok. Bene. Buono. Angelo time. Angelo mio amico, non lui. Ragazzi, l'ho distrutto. Ho preso danno. Peccato perché finora ero senza prendere danno. Peccato. Ho preso di nuovo danno. L'ultima fase, ragazzi, è una cagata mostruosa. È questa. Però mi sa che due botte è finito. Posso mettermi dietro il mio personaggio e non dovrebbe neanche beccarmi, teoricamente. Forse. Perché mi para proprio il mio personaggio. È veramente utile sta cosa, ragazzi. Boom! We go! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Pam! Ragazzi, abbiamo fatto una bellissima run. Li ho fatti tutti e tre quelli che dovevo fare. Abbiamo fatto veramente tutto. Mi ha sbloccato tutte le robe. Allora, adesso ho fatto. Praticamente il mio Isaac si presenta così. Partiamo da The Forgotten. Manca solo quello in basso. Vedete le icone, adesso ci sono tutte tranne quello in basso, che è la grid, che è questa modalità, che è un'altra. Quindi non la potevo fare insieme a questi. E poi ho fatto tutto, praticamente. Tranne The Lost, che è questo personaggio che può prendere una botta sola e muore. È praticamente impossibile. Signori, questo era il mio video su Isaac. È stato molto divertente. A me è piaciuta tantissimo. È stata una bella run. Peccato che sparavo lento, ma mi sono divertito un sacco. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. Anche per i social, come vi ho detto, in descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Non trovo il telecomando, ma eccolo qui. Un bacino. Beh, ragazzi.